mi hanno chiesto di far vedere un po' come mangiamo all'Africa Eco Race. A terra, e purè con polpette di non so che cosa, barbabietola di... barbabietola di barbabietola. Di barbabietola, però c'è sempre il dessert, ogni sera diversa. Yes, Frankie è soddisfattissimo della catering. Aspetta, Frankie, cosa ne pensi del mangiare a terra con le gambe come i giapponesi? Ti gusta come idea? Allora, ci fanno mangiare per terra, poi ci hanno fatto fare la doccia. Mamma mia, in un posto che praticamente il sì. Covid sarebbe la cosa più salutare che uno potrebbe prendere. Diciamo che questo bivacco qua... noi per il vaccino. Sì, domani... Capito? Domani è il vaccino. No, per entrare in Mauritania bisogna avere il vaccino. In un paese... in Mauritania. Sì, Mauritania. Comunque niente, ecco, questo è quello che mangiamo. Cerco di farlo sapere di qualcosa. Così a terra, alla brutto del Dio. Ragazzi, buongiorno, in partenza, cioè in partenza, colazione, colazione, stage 5. 700 km per noi, 450 di speciale e 250 di trasferimento. Molto bene, you need carbo. Yes. Carboidrati, uova e prosciutto. La pasta poi, vabbè, cotta da un francese, si sa che... Dai, da un francese 2 giorni fa. Sapete quando è bella collosa? Io invece panna Nutella e succo di frutta. Comunque, vedete l'organizzazione del bivacco. Questo qua è il più brutto, direi. Il peggiore, proprio in assoluto, soprattutto per i bagni. Sì. Spazio, poco bagni, spazio. Cioè, in India in confronto, certi posti dove abbiamo cagato in India erano molto, molto meglio. Si mangia a terra, così sui tappeti. Domani, giorno di riposo a Dhaka. Quindi, ci vediamo on the road. Come dice il buon Jerry, se arriviamo a Dhaka, a Dayang, con nudazzo. Credo che per noi questo è veramente un insulto. Cazzo, sono spaghetti frizzi. E sono gli stessi che vedo da primo giorno, uguali. Li hanno precotti a Monte Carlo. Sì, non è il più simile. Ragazzi, essendo un grande appassionato di alberi e tramonti, devo dire che in Sahara occidentale, in Western Sahara, stamattina non sta andando per niente male. Io e la Tigerona, trasferimento nel bel mezzo del nulla, e sta albeggiando. Che figata, incredibile, incredibile. Nulla e nulla per centinaia di chilometri, letteralmente centinaia. Ma poi che bella è la Tigerona così. Quanto è bella! Allora, ragazzi, buongiorno. Stamattina tappa di trasferimento lunghissima per quanto riguarda le assistenze e anche il signor Alex, perché abbiamo 890 km per arrivare a Dhaka. Adesso siamo fermi in questo punto, qui dietro di me vedete i mezzi ufficiali Yamaha, adesso è arrivato anche Tango 6 che è un veicolo medico. Poi c'è Charlie 3 che invece è qua alla fine dello stage, perché praticamente oggi, essendo una tappa molto lunga, l'organizzazione ha deciso di dare la possibilità alle assistenze di dare appunto assistenza ai propri piloti, che siano macchine, moto, SSV eccetera eccetera. Quindi adesso vedete che qui appunto ci sono i meccanici, quando arriveranno i piloti, che arriveranno da questa parte qua, si potranno fermare, i meccanici potranno dare un'occhiata alle moto. Adesso mi sembra che era un quarto d'ora di tempo, una cosa del genere, e poi continueranno in quella direzione, vedete che ci sono i due segnali arancioni, e continueranno per i loro 450 km di speciale, credo, più o meno. È bello impegnativo oggi, sia per l'assistenza lunghissima, sia per i partecipanti. Molto molto lunga, però d'altronde dobbiamo arrivare a sud, quindi road to Dhaka. Stasera arriveremo a Dhaka. Adesso faccio volare il drone per fare qualche bella ripresa e poi mettervela nel video e farvela vedere. Oh, ma dove cazzo è andato il botto?
Era posto andato, niente assistenza. Non necessita. Todo recto. No. Se vanno, Dio buono. Adesso gli suonerà il Sentinel perché si stanno avvicinando. Ecco, sentite? Questo è il Sentinel che gli dice che stanno arrivando al checkpoint. Quindi di andare piano. Sa che è Paul, eh? Sì, è Paul. Ciao Paul! Da vedere sulla strada per Dakhla, tantissimi tornanti belli, veramente bella strada, bella, emozionante, bella davvero, tanta roba. Abbiamo trottato come dei disperati oggi, siamo appena arrivati sulla penisola di Dakhla, io la Tigerona, 800 km, 804 km appena fatti e sono solo le 3 di pomeriggio, quindi abbiamo avuto un bel passo, gran mezzo, davvero comoda, tanta roba, e poi dai, obiettivamente così c'è. Ma che bella è! Troppo contento di come è uscita la mia special per l'Africa Eco Race. Dai, mancano ancora in teoria un 40-50 km e poi arriviamo al bivacco previsto per oggi e domani è il giorno di riposo dell'Africa Eco Race, quindi per la prima e l'unica volta si sta fermi e per un giorno non si corre. E adesso ho sbroccato una birra Robus, che è un progetto molto particolare che però vi raccontiamo domani. Loro, come vedete, l'hanno presa con filosofia e sono organizzati alla grande, cioè tutto quello è roba da mangiare praticamente, voi l'avete studiato bene il viaggio. Ma poi domani mi raccontate tutto, facciamo vedere anche il bus. Allora ragazzi, tra i primi ad arrivare il Bottu e Paul Tarres. Il Bottu ha fatto quarto. Paul, quanto hai fatto tu? Quinto? Quanto hai fatto di tappa? Quinto? Quarto e quinto con i bicilindrici, ragazzi. Che manici, con i bicilindrici. Grandissimi. Xavier, grandissimo, grande Xavier. So, when I waiting you this morning, and I see you really really far in the dust, and I see two motorbikes, but I don't understand. And after I see Xavier and Gerini right together full gas, and I say, what the fuck, crazy guy, yeah!
primo di giornata Xavier first of the stage 5 e il Jerry secondo, giusto? Grande cavallone. Molto grandi, bene. Grandi, yes, yes, grandi so. Ragazzi, grandi. Quelli che guidano i bicilindrici, pizza marocchina. Gli servono i carboidrati per guidare il bicilindrico. Parola di Tarres. Ci sono cavalli in questo tavolo, eh? Sì. Sì. L'unico è Frankie che guida 4,50 da rally. Bighetto, io invece con la Triumph. La Triumph ci sta.